Ciao ragazze, è incredibile come passa il tempo. Sembra ieri che avevo registrato il video dei promossi e bocciati di febbraio e eccoci qui con il video dei promossi e bocciati di marzo. Siamo già ad aprile, veramente il tempo passa così. Marzo veramente è passato così velocissimo, non so per voi, ma per me è volato. Quindi promossi e bocciati, in realtà più promossi, questo mese ci sono quasi nessun bocciato, veramente è stato un mese ottimo, diciamo così. Comunque inizio subito con il mio promosso amatissimo, veramente non solo di marzo ma anche di febbraio, perché comunque è un prodotto che ho comprato a fine gennaio e quindi lo sto usando già da 2 mesi ed è favoloso. Sto parlando della mascherina piperita di Lush. E vi dico la verità, la miglior maschera che io abbia mai provato. Non sto scherzando, addirittura mi piace più delle Montagnes Jeunesse, anche se non le ho provate proprio tutte, quelle della Montagnes Jeunesse. Però questa è veramente una maschera fantastica. Niente, questa è ciò che ho utilizzato questi 2 mesi. E a parte che la profumazione mi piace tantissimo, nonostante io non amo assolutamente la menta non mi piace, ma questa profumazione mi piace tantissimo. È una maschera validissima, veramente. Lascia la pelle morbidissima, pulita, liscissima, veramente anche per 2 o 3 giorni, luminosa. È veramente portentosa contro i brufoli perché li secca. Però il bello è che secca il brufolo, ma non secca minimamente la pelle. Veramente, dopo che la uso, non ho bisogno di utilizzare creme, acque termali o cose del genere, come mi capita spesso con alcune maschere. Perché io avendo la pelle molto sensibile e delicata, molte maschere tendono a seccarmi, tirarmi la pelle. Questa assolutamente no. Tra l'altro, è una maschera più scrub. Infatti, da quando la utilizzo non uso più scrub perché già questa mi fa da scrub. Io la metto sempre dopo la doccia, quindi i miei pori sono belli dilatati. La applico e diciamo che la tengo su 5 minuti. Appena sento che inizia a tirare, bagno le mani con dell'acqua calda e poi massaggio la crema in modo che i fagioli, insomma, zucchini, credo che contenga dei fagioli a zucchini. Qui dentro, aspettate che guardo, gel, caolino, miele, talco, fagioli e zucchi, infatti macinati. Fagioli e zucchi sono fantastici per fare lo scrub, che sono gli stessi contenuti nello scrub Copacabana, quello per il corpo, che è un altro scrub che io amo di Lush, veramente fa uno scrub fantastico. Quindi massaggio la maschera perché è ancora morbida, quindi riesco bene a massaggiarla, soprattutto nella zona T. E poi la tolgo e lascio veramente la pelle morbidissima. Una volta invece l'ho provata, diciamo, a lasciarla seccare completamente e lo scrub non sono riuscita a farlo perché comunque anche se bagnavo il viso, la maschera comunque era dura, non riuscivo a massaggiare bene e poi togliendomi aveva lasciato la pelle arrossata. Quindi io preferisco comunque tenerlo solo 5 minuti, il tempo che inizia un pochino a purificare la zona. Tra l'altro, quando la mettete sentite un effetto di purificato, non so come dire, sentite la pelle che penso sia l'effetto della menta. Non so che sensazione è, comunque fresca, assolutamente una pelle fresca. Quindi veramente l'amo. Questo è l'inci, non so se si riesce a vedere. Comunque lo potete vedere sul sito Lush, è un inci buonissimo. Non costa neanche eccessivamente come molti prodotti Lush, ma costa 7,95 euro, sono 125 grammi. E io la sto utilizzando da 2 mesi, una volta a settimana. Adesso sto cercando per smaltirla di utilizzarla anche 2 volte a settimana e insomma non mi crea nessun problema anche 2 volte a settimana. E appunto l'unica cosa, l'unica pecca è la durata, perché comunque dura 4 mesi da quando il prodotto è stato fatto. Questo è stato fatto il 4 gennaio 2013 e scade, in realtà è già scaduto, il 4 aprile del 2013, anche se in realtà qua c'è scritto 2014, ma appunto mi sono informata e non è possibile che abbia una scadenza di un anno perché appunto è fatto con prodotti freschi, quindi ha una scadenza di 4 mesi dalla data di apertura.
E appunto io l'ho tenuta sempre in frigorifero, ancora è perfetta, l'odore è quello buono, quindi comunque la utilizzerò anche tutto aprile per smaltirla. L'unica pecca è quella che ha una durata breve e che comunque sono 125 grammi di prodotto, è tantissimo. Quindi io vi consiglio di magari dividerla con un'amica, dividerla con la vostra sorella, cose del genere, per poterla smaltire, ma veramente è una maschera che consiglio soprattutto chi ha una pelle mista e grassa. Sto parlando non so da quanto di questa maschera, ma io la amo, proprio la amo, e è una maschera che assolutamente ricomprerò forever and ever. Anche se è finita, voglio smaltire prima quelle delle Montage Nessa perché ne ho tante, quindi voglio prima smaltire quelle che ho. Parliamo sempre di Lush e promuovo Flutti di Bosco, che è uno spumante, che finora è lo spumante che mi è piaciuto in assoluto di più tra tutti quelli che avevo preso nel video haul. È buonissimo. Questo è il pezzo che mi è rimasto. Tra l'altro questo è in edizione permanente, se non sbaglio. Sa, veramente profuma buonissimo di ribes, frutti di bosco. E, è veramente buonissimo da mettere nella vasca. Fa la vasca, diciamo, questo color amarena. E sa veramente di frutti di bosco. Lava molto bene. E lascia veramente la pelle anche profumata di ribes. Veramente, tra quelli che ho preso, è il migliore assolutamente. E tra l'altro è quello che costa di più, mi pare che a prezzo pieno viene su circa 7 euro, però comunque è veramente molto grande. E questo ve lo consiglio, io l'ho preso a 4 euro, quindi al 50%, veramente è stato un affare. Promuovo due prodotti di questa marca, che è l'Axea, che non so se ne avete sentito già parlare, comunque è una marca che si trova in alcune farmacie, diciamo così, e mi è stata inviata dall'azienda. Sono rimasta veramente molto soddisfatta, soprattutto dal gel detergente multiattivo. Non me lo aspettavo perché di solito i gel detergenti tendono tantissimo a seccarmi la pelle, a tirarmi la pelle, proprio perché avendo una pelle sensibile è così. Mentre questo è veramente un gel detergente molto delicato che pulisce molto bene la pelle, però è veramente molto delicato, ha anche una profumazione molto buona. Lo sto utilizzando veramente da circa 2 mesi. Questi prodotti mi stanno piacendo, saranno tipo qui arrivato. Adesso vi faccio vedere com'è il detergente. Ha una consistenza solida, vedete che è solida, ha veramente una buona profumazione molto piacevole. E ne basta poco, basta così. E lascia la pelle molto morbida, pulita, veramente buono come prodotto. Ecco, è formulato senza tensioattivi, del tipo SLS o SLS. Quindi per quello credo che non è aggressivo, che non tira la pelle, proprio per quello. E poi tutti i prodotti sono di Xea, sono senza parabeni e senza coloranti. La Xea fa prodotti specifici per le pelli giovani, con la pelle impura, tendenzialmente acneica, diciamo, quindi principalmente per le adolescenti. Io non sono più adolescente, anche se sono adolescente inside, però vabbè, non sono più adolescente, ahimè. Però insomma va benissimo anche per la mia pelle, mi sono trovata da Dio, veramente da Dio, con questo gel detergente. Si può acquistare la Xea anche sul loro sito e le spese di spedizione costano solo 2 euro. Questo mi pare che costa circa 10 euro, sono 150 ml di prodotto e ve lo consiglio soprattutto appunto a chi ha una pelle mista o grassa. Un altro prodotto che promuovo, sempre della Xea, con riserva, ora vi spiego, è la crema normalizzante super idratante. Appunto, è una crema anche questa specifica per le pelli giovani, miste e con impurità, studiata per eliminare l'eccesso di sebo mantenendo, sto leggendo, mantenendo il naturale equilibrio del pH cutaneo, così c'è scritto. Questi sono 50 ml di prodotto e costa, se non sbaglio, 14 euro. Non vorrei fare una gaffa, non mi ricordo esattamente, però comunque vi metto il link del sito e vi scrivo comunque un fumetto. È veramente opacizzante questa crema.
Cioè, veramente quando la metto mi lascia la pelle matte completamente tutto il giorno, senza un minimo di lucidità. Quindi per questo la promuovo, è assolutamente adattissima per chi ha una pelle grassa o comunque mista tendente a lucidarsi. Per quanto riguarda il fatto di essere super idratante, come c'è scritto qui, non lo trovo giusto. Secondo me dovrebbero scrivere crema normalizzante opacizzante, perché è veramente opacizzante, ma il fatto di essere idratante, super idratante addirittura, no. Io l'ho utilizzata per 2 settimane consecutive, dopodiché ho dovuto smettere, perché sentivo la pelle proprio secchissima, proprio sentivo che l'aveva proprio opacizzata tantissimo e quindi l'ho dovuta smettere e sono dovuta ritornare, cioè veramente sentivo la mia pelle che aveva bisogno di idratazione, quindi sono dovuta ritornare alla mia crema idratante, veramente dico da lì. Quindi comunque la promuovo perché per chi ha una pelle grassa e veramente ha bisogno di opacizzare tutto il giorno, la promuovo. Però diciamo per chi appunto ha una pelle mista come me, che sì, si tende leggermente a lucidare, ma non tantissimo, ecco, magari utilizzatela alternata ad un'altra crema idratante o comunque in quei giorni in cui volete assolutamente essere opaca tutto il giorno, ecco. E comunque anche questa è senza parabeni, senza coloranti e ne basta poco, vi faccio vedere com'è. Questa è la consistenza della crema, è sul giallino. Sul giallina la crema, però poi appunto si stende e appunto si stende molto bene, si asciuga molto velocemente. Poi promuovo la crema contorno occhi di Bottega Verde. Non avrei mai immaginato, questa è il retinolo Bio Plus. La sto usando da non mi ricordo da quanto, ma da gennaio forse, al retinolo Bio Plus. L'ho preso appunto sempre in sconto, i vari sconti che fa Bottega Verde, quindi non l'ho pagato neanche tanto. E sono 15 ml di prodotto. Mi piace tanto questo tipo di packaging, anche questo beccuccio che permette comunque di far uscire bene il prodotto. Adesso lo faccio uscire, sto quasi finendo. Questo è il contorno occhi bianco, che però ovviamente poi steso non si nota. Mi piace molto perché si assorbe molto velocemente, è molto idratante, pur appunto assorbendosi velocemente, e è anche al retinolo, collagene vegetale, acido ialuronico. Per quanto riguarda le rughettine di espressione o cose del genere, non ho avuto miglioramenti né niente del genere, però è un buon idratante, quindi se cercate un buon idratante anche con un inci buono, perché comunque anche sul forum di Lola ne ho sentito parlare bene, dicono che appunto nonostante non abbia un inci verde, comunque un inci buono, è formulato bene, ecco. E quindi ve lo consiglio. Passiamo al make-up e non vi dico nulla di nuovo, però promuovo l'Urban Decay Primer Potion. Questa è la versione mini original che c'era nella Smoked. Sì, forse nella Smoked di Urban Decay, mi piace tanto. L'avevo già provato nella vecchia versione, sempre mini, famosa con l'altra confezione scomoda. E quella sì, mi faceva tenere bene il trucco, ma non mi piaceva la consistenza perché era molto oleosa e si sfumavano malissimo gli ombretti. Hanno cambiato sia il packaging, che è molto più comodo così, ma hanno cambiato anche la consistenza. È molto più cremosa, non oleosa, si stende molto bene e si sfumano molto bene gli ombretti, oltre a durare molto. Quindi è veramente un'ottima base. La migliore più di Too Faced. Io ho la Too Faced che ho finito e quella è molto più oleosa e poi ultimamente, non ve l'avevo già detto in un video, non mi faceva durare più il trucco assolutamente, quindi promossissimo, voglio prima finire il campioncino sinceramente per poi comprare la versione grande. Promuovo i ormai famosissimi rossetti di Kate Moss, in particolare lo 09, che è questo rosso ciliegia, stupendo, veramente stupendo. Eccolo qua.
coprenza assurda, molto corposi sulle labbra, resistente, non tanto a una cena proprio completa, però comunque resiste, resistono parecchio. Tra l'altro hanno anche un buon inci, io non lo sapevo neanche, l'ho scoperto così per caso, quindi buono a sapersi. Questi rossettini di Kate Moss si trovano a 7,90 euro, credo. Io li ho comprati anche su Asos, certe volte li trovate anche in offerta su Asos, quindi dategli un'occhiata. E questi sono la versione lucida. Questi della versione lucida mi piacciono. A differenza di quelli opachi, io ne ho solo uno di opaco, il primo e l'ultimo, che è appunto questo qui, il numero 107, che è più o meno simile allo 09, però è più scuro ed è ovviamente opaco. Eccolo questo qui. A parte che di questi opachi non mi piace assolutamente l'odore, hanno un odore boh, strano, bruttino, molto chimico, mentre quelli lucidi mi piacciono di più, ma secca tantissimo le labbra, cioè è una cosa assurda, soprattutto fa le crepettine all'interno, cosa che odio assolutamente, perché vabbè, mi puoi seccare le labbra. Oh, pazienza, ci metto sopra un burro cacao e se mi piace proprio tanto il rossetto o le tinte labbra che comunque tendono comunque a seccare, ci metto il burro cacao e amen, o un gloss. Ma che mi fai le crepettine tutte all'interno delle labbra è una cosa che proprio odio, assolutamente devo togliermi il rossetto, quindi questi opachi sinceramente ni. Non so se bocciarli proprio, però comunque sono un ni per me. Poi promuovo un water shadow di Kiko, il 228, il famosissimo simile al famoso Greywood. Veramente questo colore stupendo. Un taupe con dei riflessi viola, grigi, veramente molto bello. Molto pigmentato, molto invernale, molto autunnale, infatti l'ho usato molto. Vedete che bello, adesso c'ho la luce naturale. L'ho usato molto quest'inverno, quest'autunno, abbinato a sotto, io cioè veramente ho fatto un trucco bellissimo, semplicissimo in un batterbaleno, usando questo ombretto con sotto una matita prugna. Quindi, la matita prugna che io uso di solito, che ho anche su indosso, è questa qui di Kiko, che è la 09 di una vecchia collezione. Quindi praticamente mettevo questa su tutta la palpebra mobile, sopra l'ombrettino su tutta la palpebra mobile picchiettato e poi sempre l'ombretto sfumato nella piega. In questo modo con un solo ombretto potete fare veramente un trucco molto bello utilizzando una matita sotto. Io l'ho usata appunto prugna per esaltare i riflessi viola che ha questo ombretto, però potete utilizzarlo se vi piace di più una matita magari grigia per esaltare i riflessi grigi, taupe, eccetera. Questo costa tipo 7-8 euro, però è un validissimo, validissimo ombretto. Se costassero di meno ne avrei presi altri sicuramente. Infine, sempre Kiko, è uno smalto bellissimo, è il 420, veramente stupendo questo smalto. È dell'edizione limitata di questa primavera, quella che è uscita con i pigmentini, ed è appunto questo rosso fragola con effetto gel. È veramente dà sulle unghie un effetto gel bellissimo. A me piacciono tantissimo gli effetti gel degli smalti ultimamente. E appunto si stende benissimo, coprente con una sola passata. Anche la durata non è malaccia, non è come i soliti smalti Kiko che a me personalmente si scheggiano subito. Però questo forse perché ha una consistenza proprio diversa, anche come formulazione, proprio diversa, forse per via dell'effetto gel. E dura anche un po' di più. Eccolo qui, questo qui è lo swatch. Vi assicuro che sulle unghie è veramente bellissimo. Peccato che della collezione non ci siano molti cream come questi, perché a me piacciono i cream sugli smalti, non mi piacciono i brillantinati o cose del genere. Peccato che non ce ne siano altri, se no li avrei presi sicuramente. Niente, quindi questi erano i promossi di questo mese. In realtà, come bocciati, non ce ne sono. C'è solo quel nì che vi ho fatto vedere di
opaco del rossetto Kate Moss, però per il resto non ci sono bocciati. Infatti avrei dovuto chiamare questo video tipo i preferiti di marzo, però vabbè, siccome non faccio, faccio sempre promosse e bocciati. Questo mese è andata alla grande. Niente, spero che vi sia stato utile il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!